Aaron, questo è il momento della festa, è il momento di godersi questo titolo mondiale che era un po' inatteso forse, ma che è un risultato incredibile per tutti voi e per la società. Sì, certamente. Veramente è una cosa bellissima per la squadra, per la città, per la società. Sono molto orgoglioso di questa squadra e la cosa che abbiamo fatto, e speriamo che ci sarà di più in futuro. Questo titolo mondiale vi dà tanta fiducia, tanta consapevolezza che potete giocare davvero con tutti. Sì, come hai visto, abbiamo giocato molto bene in momenti importanti e sicuramente ho parlato tanto di questo, queste partite, questo torneo, e anche sicuramente la squadra ha parlato tanto, quindi dobbiamo utilizzare questo in futuro. Il titolo di MVP per te cosa vuol dire? È una cosa molto, molto bella per me, sono molto felice, ma come ho detto a tutti, non riesco a fare senza la squadra. Loro hanno giocato molto bene anche, mi hanno aiutato un sacco durante momenti difficili e anche per questo sono orgoglioso. Stasera si torna in campo con Losanna, bisogna subito voltare pagina dopo il mondiale, c'è la CEL, poi ci sarà di nuovo la Superlega, la Coppa Italia. Riparte una stagione nella quale insomma avete ancora delle ambizioni, avete ancora tanta voglia di fare. Sì, sicuramente c'è tanto di fare, ma dobbiamo prendere passo, piano piano, passo su passo, e partita su partita. Presidente Diego Mosna, è il momento della festa, è il momento della celebrazione, è il momento di godersi questo trofeo che forse non era atteso come in altre occasioni, in altri anni, ma davvero è stata una cosa indimenticabile. Sì, lo è stato. E sembra, forse perché non lo vincevamo da qualche anno, sembra il migliore in assoluto, sembra, ma io la mia sensazione è che abbia qualcosa veramente di diverso, che sia più sentito, avevamo un pubblico più vicino, avevamo, ma poi anche, come è stato ricordato prima, avere tutto il palazzetto, diciamo al 99% di, composto da gente del luogo polacchi, che tifavano Trento, per me è stata anche quella una bellissima dimostrazione che la nostra società è conosciuta anche all'estero, il nostro team è simpatico anche all'estero, e quindi una soddisfazione in più anche questa, perché dopo tanti anni abbiamo lasciato qualcosa di positivo in giro per l'Europa e non solo. Questa è una manifestazione che vi lascia tanto sotto il profilo dell'entusiasmo, della voglia, della consapevolezza chiaramente dei propri mezzi, della capacità di avere la sicurezza di potersi giocare con tutti. C'è anche forse tra virgolette il rischio che aumenti un po' le aspettative delle persone intorno soprattutto. Ma quello c'è sempre stato, abbiamo vissuto gli ultimi anni sempre in attesa di eventi quasi impossibili da raggiungere. A me preme che i ragazzi prima di tutto in primis stiano bene fisicamente, perché questi sono tour di forza estremamente pesanti, quindi giocare ogni tre giorni una partita non consente un allenamento e una preparazione come dovrebbe esserci, e quindi questo è il vero grande rischio. Poi io penso che il nostro pubblico sia maturato e abbia capito che una vittoria di questo livello, o le vittorie nel campionato italiano, sono vittorie che non arrivano facilmente, sono vittorie con degli avversari straordinariamente forti, sono delle vittorie che sono non solo sofferte ma soffertissime. Questa sera si torna in campo per la Coppa CEV, c'è la partita contro Losanna. A questo punto questa benedetta, marra, maledetta Coppa CEV resta davvero l'unica cosa che manca nel palmarès dopo le finali di Mosca e di Tour dello scorso anno, di due anni fa. Sì, anche a Bruno Daré mancava la Coppa, questa Coppa ultima, e l'ha raggiunta. Io spero che capiti anche al Trentino Volley. Anche perché comunque sarebbe ancora una ulteriore conferma del respiro internazionale molto importante per la società, proprio in primis dal Mondiale, perché lei aveva la partecipazione per tanti anni alla Champions League, adesso alla Coppa CEV in questa stagione. Certo, noi abbiamo vinto la Coppa del Mondo, adesso faremo di tutto per vincere la Coppa Europea come quella della CEV, che a noi manca, è una Coppa sicuramente importante, ma anche alla nostra portata io penso che potremmo...